Alla fine dell'anno scorso è uscito il nuovo codice dell'amministrazione digitale, noto con la sigla CAD. Il vecchio codice aveva ormai 5 anni. Nel corso di questo periodo, dal 2005 a oggi, la versione originale aveva avuto una 15ina di modifiche in punti particolari. Nell'estate del 2009 è uscito una legge delega con cui il governo era incaricato di aggiornare il codice dell'amministratore digitale perché era considerato per certi versi superato. Il tecnicismo che è stato scelto è quello della novellazione, cioè esiste una legge, il codice, non faccio una nuova legge, ma con un decreto legislativo vado a cambiare singoli argomenti, singoli articoli. Questo crea dal punto di vista tecnico problemi molto difficili da gestire come comprensione delle norme, perché sono norme che variano, norme che variano, norme. Poi il risultato è questo: abbiamo un nuovo codice che è più lungo di quello precedente di una decina di articoli, cioè prima erano circa 97 articoli, adesso sono 105, 106. No? La materia è rimasta circa lo stessa, la struttura è esattamente la stessa, ci sono stati dei cambi in alcuni punti specifici. I cambi più importanti riguardano il documento informatico, la firma digitale, come attestare la conformità dei documenti informatici, l'attestamento dei documenti dalla forma analogica a cartacea in forma informatica, l'introduzione del concetto della disaster recovery, alcune importanti modifiche riguardo il protocollo e la posta elettronica certificata e conseguente anche a questo la modalità con cui il cittadino si può rivolgere all'amministrazione attraverso il sito, un'istanza da mandare al sito. Quello che mancavano e continuano ancora a mancare sono i decreti attuativi, cioè c'è una legge a cui espone dei concetti generali e poi richiama a dei decreti ministeriali che disciplinano in modo tecnico alcuni singoli argomenti. Ecco, sono questi che mancano.